Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo in clausura e questo era uno dei luoghi importanti di Padre Pio, questa stanza era la saletta. In questa sala si intratteneva con i confratelli, in ricreazione, animando la conversazione attraverso tanti aneddoti, raccontano preferibilmente intorno alle 20:30. Oggi qui per raccontarvi la storia di Maria Federica Giuliani, che attraverso questo fatto ha cambiato la sua vita. Ma parliamo del 1999, il 2 maggio, perché quel giorno lei era in piazza San Pietro con la mamma Gabriella Foti, grande mamma, racconta, grande devota di Padre Pio. L'ho dovuto accompagnare perché era il mio regalo di compleanno per lei. Due biglietti per Roma con il gruppo di preghiera guidato da Monsignor Setti, di cui faceva parte. In realtà, racconta, pensavo che sarebbe andata con qualche amica, ma alla fine nessuno era libera e allora ci andai io. Non conoscevo la vita miracolosa del padre, non sapevo chi fosse, ma il fatto che mia madre, ci tenesse tanto mi bastava essendo così credente. E Maria Federica ci ricorda una frase di Padre Pio: chi combina le combinazioni? Beh, proprio così, quel giorno, racconta, mi ritrovai dinanzi al Papa, immersa nella storia, senza volerlo, in una piazza aggremita, emozionata. Il viaggio da Firenze iniziò con un brutto incidente in autostrada. La sera si capì la tragedia che aveva colpito proprio una carissima amica, la quale, nonostante la terribile disgrazia, mi ha sempre raccontata che è stata sorretta proprio da Padre Pio. Durante il viaggio in treno, con la nostra guida, la cara Anna, sentì quel profumo, ma non capii subito, non conoscevo la storia. Tutta la giornata fu un subbuglio di emozioni. Quando fu svelata l'immagine di Padre Pio, scoppiai in un pianto di gioia per l'emozione, che sorprese moltissimo anche me stessa. Fu come ricoprirmi o piuttosto essere ritrovata. Mi sono sentita e mi sento tuttora incredibilmente amata, e quella santa attenzione al mio grande dolore che tenevo dentro e da tanti anni non mi lasciava, ancora oggi, racconta Federica, mi sorprende e mi commuove. È come se quel giorno qualcuno avesse girato la pagina a quel grande libro che è appunto la mia vita. Tornata a casa, nel raccontare concitata a mio marito quanto avevo vissuto e la cosa meravigliosa che mi era capitata e che avevo compreso solo grazie a quel gruppo meraviglioso della parrocchia di San Remigio, guidata con amore da Monsignor Setti, cui mi ero unita per caso, ecco, anche lui, che come me non sapeva dei prodigi del padre, avvertì, come è successo con me, questo grande profumo di rose. Inutile dirvi che scrivo questo per ringraziare per la pietà che ha avuto per me, perché mi ha letta dentro, perché mi ha portata lì da lui e così da quel giorno mi ha invitata a seguirlo.